grossa città ucraina di 300.000 abitanti. Com'è la situazione attualmente? Ma guarda, veramente nella mia città c'è un silenzio assordante, un silenzio della gente, una rassegnazione, una paura che fa più rumore della sirena, secondo me. È una strana guerra, una guerra che vediamo in televisione, come vedi, siamo legati ai telefonini, i filmati, i video. È una strana guerra questa. La gente è in fuga dalla città, sono tutti nelle campagne perché si aspettano un attacco missilistico e quindi la paura è di stare nelle città dove manca la benzina, comincia a mancare la benzina, tutti, c'è il panico, la gente è stata presa un po' dal panico e si stanno tutti allontanando. Sono circa una ventina di anni che risiedo qui in Ucraina, quindi conosco molto bene la realtà, le persone. Ho vissuto le varie fasi politiche, insomma, di continua una guerra che da 7 anni circa, da quando c'è stata appunto la rivoluzione ucraina, la rivoluzione di Maidan, piazza dei martiri ucraini da Kiev. Tanti anni, pensavo che un paese fratello, perché qui parlano quasi la stessa lingua. Hanno la stessa religione, sono gli ortodossi, hanno le stesse abitudini, mangiano lo stesso cibo e quindi sembrava una cosa impossibile, una guerra fra fratelli, come se noi facessimo una guerra con i francesi, insomma, che ci accomuna molte cose. Quindi impensabile, questa negli anni 2000, una cosa del genere, purtroppo sta accadendo.